Grazie Presidente. Allora, un po' di attenzione perché proviamo a dare soluzione ad un problema enorme e a volte i problemi enormi hanno soluzioni molto piccole e molto semplici. Parliamo del centro unico di prenotazione. Dal 1 gennaio 2015 è operante la gestione esternalizzata del servizio CUP, affidata a seguito di una relativa procedura di gara ad un raggruppamento temporaneo di imprese. Il servizio esternalizzato avrebbe dovuto produrre un alleggerimento e snellimento dell'iter di prenotazione. Il cittadino deve comunque recarsi almeno 3 volte presso i suddetti sportelli per prenotare, pagare un ticket e ritirare i risultati. Oltre all'evidente disagio per il cittadino, si segnalano anche problematiche connesse alla congestione del traffico nelle aree perimetrali dei presidi ospedalieri, come nel caso di quello presente nella città di Vasto o all'Aquila, dove manca del tutto un'area di sosta e dove è presente la stessa risulta essere a pagamento, come nel caso del piazzale di fronte al centro unico di prenotazione all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Nell'ottica di offrire un servizio realmente a misura del cittadino, l'inserimento nelle liste CUP per le visite specialistiche potrebbe essere anche effettuato direttamente dal medico di famiglia del paziente, mediante accesso telematico alla lista di prenotazione. Di fatto, oggi le persone si recano ad un unico sportello CUP. Smistando il servizio presso i medici di base, verrebbero ridotte notevolmente le file al suddetto sportello. Il servizio di prenotazione telematica da parte dei medici sarebbe a supporto e non di contrasto all'eventuale servizio offerto dagli sportelli CUP, rimanendo quindi una facoltà sia del medico di decidere se offrire o meno il servizio, sia dei cittadini che possono scegliere in libertà se recarsi presso uno sportello CUP o presso il proprio medico di famiglia. Tutto ciò premesso, il Presidente della Giunta regionale e l'assessore competente si impegnano a verificare la fattibilità di rendere operativo lo strumento della prenotazione telematica della visita dei pazienti, garantendo l'accesso all'elenco telematico delle prenotazioni ai medici curanti che ne facciano richiesta, e ciò come servizio aggiuntivo e complementare a quello esistente, a quelli prestati quindi dal medico stesso verso i propri pazienti. 2. A verificare la fattibilità a introdurre nel sistema vigente lo strumento di trasmissione e restituzione dei risultati delle visite specialistiche dell'ASL competente direttamente al medico di base, che ne faccia quindi richiesta, previa specifica autorizzazione da parte del paziente al trattamento dei dati personali, affinché sia il medico di base il soggetto autorizzato a restituire il referto finale. Questi sono i 2 impegni. Tradotto in maniera molto semplice, è un assurdo pensare che in uno sportello CUP si accumulino in una mattinata centinaia di pazienti che hanno bisogno di fare una prenotazione. Se queste centinaia di pazienti si recano al proprio medico curante, a ogni medico avremo solo 20 persone a medico, quindi un cittadino normale fa 20 persone di fila e non centinaia di persone in fila davanti a lui. Potremmo risolvere tutto questo semplicemente collegando i medici, non obbligando i medici, ma collegando chi ne farà richiesta al servizio CUP. Facendo questo sarà possibile per un semplice cittadino andare al proprio medico, fare la visita, fare la prenotazione e attraverso il proprio medico ritirare il risultato, evitando 3 file in ospedale. Tutto questo sarà possibile attraverso un semplice collegamento telematico del medico col servizio CUP. Non andiamo a sostituire il CUP esistente, ma andiamo a integrarlo con un servizio complementare. Credo che si possa fare e non sia un grosso impegno. Se siete d'accordo, la votiamo e cerchiamo di farlo fare ai medici. Grazie. Metto in votazione la risoluzione così come è stata presentata dal collega Smargiazzi. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La risoluzione è approvata all'unanimità dei consiglieri.